Siamo i ragazzi del Book Club e abbiamo come ospiti Luciano Gallino e Sebastiano Nata. Professore, una domanda. Abbiamo visto che i paesi ricchi continuano ad arricchirsi, mentre i paesi poveri continuano ad impoverirsi. Come si può ovviare a questa situazione? Devo correggere l'affermazione iniziale. Non sono tanto i paesi ricchi che diventano più ricchi e i paesi poveri che rimangono poveri, è che tanto nei paesi che erano poveri e che stanno emergendo a un certo livello di sviluppo, quanto nei paesi ricchi sono le persone, i singoli individui, le famiglie che erano ricche che diventano sempre più ricche, mentre i poveri diventano sempre più poveri. Questo avviene all'interno di ciascun paese, siano gli Stati Uniti, la Germania, l'Italia o la Cina. Ah, sempre la domanda rivolta al professore. Se le persone, soprattutto i giovani, sono sempre più attratti dal denaro, la principale causa, a mio parere, è la società in cui viviamo, che ci spinge appunto in questa direzione. Se lei è d'accordo, potrebbe anche spiegarci in che modo noi potremmo magari sottrarci da questo influsso? Beh, la prima cosa è capire che cosa è successo. La prima cosa è studiare, ragionare, trovare le persone, a cominciare dalle scuole che frequentate, che vi spieghino che cosa è successo negli ultimi 30 o 40 anni, perché nulla è caduto dal cielo, tutto è stato per certi aspetti progettato e calcolato. Dopo che avete capito quello che è successo, che è molto difficile, ma che si può fare, se trovate le persone giuste, bisogna prendere posizione a favore di un progetto morale, intellettuale, culturale, politico che vada in senso contrario, in senso, in una direzione diversa da quello che si è affermato, negli ultimi 30 anni. Grazie mille. Un'ultima domanda o provocazione per Sebastiano Nata. Il denaro, diavolo acqua santa? Diavolo e acqua santa, dipende come uno lo utilizza. Se il denaro viene utilizzato solamente per fini egoistici o addirittura viene prodotto dall'avidità individuale, provocando dei danni ad altre persone e alla società, è sicuramente diavolo. Se invece viene utilizzato per aumentare il bene comune o viene utilizzato da un lavoratore per dar da mangiare alla propria famiglia, magari piano piano comprarsi una casetta, è sicuramente acqua santa. Grazie. Ringraziamo i nostri ospiti e dal Book Blog è tutto.